E ci siamo nel cuore della città, siamo a San Gregorio Armeno, dove naturalmente ci sono tantissimi turisti napoletani che ritualmente vengono qua il fine settimana a vedere i presepi, le novità natalizie dei nostri artigiani, dei nostri artisti per me. Naturalmente questa processione qua a San Gregorio Armeno sta spaccando perché tantissime persone vogliono capire che cosa stanno combinando questi incappucciati, chi sono. E allora ve lo ricordiamo, questa è la processione dei morti organizzata dalle associazioni del centro storico di Napoli, come Sedili di Napoli, e Fantasie d'Epoca, che è l'associazione di rievocatori, e l'associazione Fonte Vecchia di Spoltore, che Spoltore, che appunto ha voluto fortemente che questo rito degli incappucciati, dei morti, che anche fa parte anche dello stato del presepe napoletano e che adesso stiamo andando a vedere, sia recuperata. Adesso stiamo passando davanti al complesso conventuale proprio di San Gregorio Armeno, dove ci sono le reliquie di Santa Patrizia, quindi ancora, e poi parleremo anche di San Gennaro con Pierluigi San Felice di Bagnoli, che appunto rappresenta la deputazione del tesoro di San Gennaro. Guardate che meraviglia, qua siamo al presepe con Totò, tantissime. Sì. Stiamo passando sotto e davanti a tutti gli importanti bottegai di San Gregorio Armeno, come Virgilio, come tanti altri, che poi vi racconteremo in questi giorni, vi racconteremo insieme a Peppe Ferroni come quest'anno San Gregorio si sta preparando al Natale. Insieme a Peppe verremo a fare un giro nei prossimi giorni, vi racconteremo un po' anche un po' le novità di quest'anno. Naturalmente un quadro ormai di presepi, la meraviglia dei nostri artigiani. Questo è di Virgilio, guardate quante statuine di San Gennaro meravigliose. C'è Pulcinella, naturalmente, buongiorno. Pepe, altro storico presepiaio. Intanto la processione prosegue lasciando tutti a bocca aperta e curiositi, cercando di capire che si tratta. Dopo la chiesa di San Gregorio Armeno arriviamo sotto davanti a Alfa Tre Presepi, che è un forte, fortissimo artigiano napoletano, uno dei più importanti, ed ecco, ve li facciamo vedere. Ed eccolo qua, lui è bravissimo, lui è l'autore di questo straordinario pezzo di presepe, li aveva già fatti nel presepe queste statuine, o le ha fatte per questa occasione? L'ho fatto per questa occasione, l'ho fatto in onore di questa visita e questa tradizione così importante, che sono tradizioni che non vanno perse, sono le nostre memorie e non vanno perse. Esattamente, e infatti guardate che meraviglia questo Eccoli qua, mi stanno entrando qui mentre... No, entra, non intimidirti. Inginocchiano. Eccoli qua. Sono tutti qua, adesso veramente è un bel vedere con questi incappucciati che sono riprodotti qua, guardate, questo... è un negozio che è anche a Roma, a via Carlo Lorenzini, e qui a San Gregorio Armeno, un altro storico presepe, storici artigiani. Guardate che meraviglia questa opera fatta apposta per la processione dei frati morti di oggi da Alfa, che è un grande pastoraio di San Gregorio Armeno. Io esco perché tra poco ci sarà il panico qui.
ma è qui che c'è la... Sono Troiano, perdona, ci scrive dell'Abruzzo, guardate che meraviglia, la stanno alzando, per farla vedere, eccola qua, guardate che cosa splendida, splendida che è stata creata da questo artigiano che è uno dei più importanti storici artigiani del centro storico di Napoli. Eccolo qua, Aldo. Complimenti. Bellissimo, veramente bellissimo, un'opera meravigliosa, grande. Grande, 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 ecco qua, la bravura dei nostri artigiani. La state vedendo in questo momento, inquadrata, è stata riprodotta proprio questa, queste figure dei frati morti. Sono 11, 11 frati, 11, vero? Contiamoli. Ecco, c'è uno per ogni mese, no? 12 mesi, ho detto una cavolata. Allora signori, stiamo vedendo questa bella opera del nostro amico, il maestro figurato, uno di quei personaggi. E qui oggi con le associazioni sedite di Napoli. E l'associazione Rispoltore, l'associazione abruzzese, eccetera, eccetera, abbiamo reso vivi queste figure presepiali. Attraversato da questi frati incappucciati, vestiti di bianco, con questa fiaccola in mano. È la rappresentazione più chiara del passaggio delle anime tra il mondo dei morti al mondo dei vivi. È la comunicazione che ci sta in questo giorno, in quel momento, tra i defunti e i viventi. Vestiti del loro sudario bianco, incappucciati, attraversano il fiume su questo ponte. Vogliamo fare un passo indietro, diciamo, di 2500 anni? È più o meno quello che vediamo a Pestum nella tomba del tuffatore. Il tuffatore che si lancia nell'acqua e simboleggia il passaggio dal mondo della terra al mondo ultraterreno attraverso un elemento che è l'acqua, che è fonte di rigenerazione. Elemento antichissimo, abbiamo parlato prima degli archetipi dell'umanità, l'acqua è uno di quegli elementi che fanno parte di quegli archetipi, con la terra, con la luce, con il fuoco. L'acqua si ripete come fonte di rigenerazione, questa volta nella religione cristiana. Infatti l'acqua è uno degli elementi che identificano Cristo. Un qualche cosa che si ripeterà ovviamente nei presepi. Nel presepe napoletano in particolare, che probabilmente è quello più ricco di simbologia. I nostri amici abruzzesi che si sono prestati in questa comunanza di iniziative legate al culto dei defunti riproducono fedelmente ciò che anche nelle loro tradizioni, questa rappresentazione del culto dei morti attraverso i frati. Nel presepe napoletano vediamo degli elementi che raffigurano le anime pezzentelle, ad esempio sono i mendicanti che chiedono, ma chiedono grazie, chiedono rinfresco, e tutti guardano verso la grotta di Gesù, la grotta dove c'è la luce per avere rinfresco. I bambini raffigurati sono delle piccole anime, quelle più vicine a Dio, anche esse mettono in rapporto il mondo dei vivi con il mondo dei morti, con il mondo dell'aldilà. Ad esempio vediamo Pulcinella, perché vediamo Pulcinella sempre rappresentato nei presepi napoletani? È la stessa cosa dei frati incappucciati, un sudario bianco e una maschera mortuaria, è un elemento che ci mette in comunicazione con il mondo dell'aldilà e ci chiede rinfresco. Tutto ciò e molto altro è il presepe napoletano. Allora, come al solito Enzo Di Paoli è stato esaurientissimo, ci ha raccontato benissimo che cosa rappresentano queste statuine dei morti e questa processione con questi incappucciati che adesso stanno invadendo il negozio di Alba, con Ferdinando che fa foto. E adesso ci dirigiamo verso Piazza San Gaetano, dove ci sarà appunto la parte, l'atto finale di questa processione, ovvero l'incontro con la deputazione del tesoro di San Gennaro, e laddove appunto in un posto importantissimo sempre per noi, perché appunto Piazza San Gaetano è un
luogo, insomma, che ricorda veramente la nostra storia più di altri in questa città. Tra l'altro ci sono i simboli dei sedili tanto cari a Peppe Carroni, presidente dell'Associazione Sedili di Napoli, che è quella che poi ha organizzato questa straordinaria processione. Sovraffollamento di turisti e napoletani che fanno fotografie, uno sbarramento di cellulari, ma lo supereremo. Siamo passati davanti alle altre storiche storico pastorale, non è meno, ed ecco, ci siamo arrivati quasi, siamo quasi a Piazza San Gaetano. Con Peppe, grande anima, che è la regia, lui è la regia di questa meravigliosa manifestazione. Ed ecco qua, ci siamo a Piazza San Gaetano, guardate, io sempre continuo a inquadrarvi presepi perché incappucciati e zampognari li avete visti a sufficienza. Ecco, li arrivano qui nel cuore del centro storico. Purtroppo qua ancora impalcato, ma prima o poi i nostri sedili li rivedremo belli alla luce del sole tutti interamente. Ci auguriamo, insomma, prima o poi accadrà, Peppe, se dobbiamo essere ottimisti. Sono 4 anni per la messa in sicurezza. E qua c'è Napoli Sotterranea, che è stato oggetto di molte polemiche per le vicende che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, che riguardano la gestione dei lavoratori al nero, purtroppo, e quindi, insomma, questo momento attenzionatissima Napoli Sotterranea in città. Qua abbiamo la protezione civile operativa. Una manifestazione molto veramente riuscita quella di stamattina, sarà che c'era tanta folla ma non a livelli impraticabili, per cui siamo riusciti a percorrere tutto il centro storico in maniera abbastanza tranquilla. Guardate che bello il campanile di San Lorenzo Maggiore. Manifestazione come Media Parca, adesso come saliamo, luogo molto caro con Peppe sulle scale della chiesa di San Paolo. Sopra, bevete prima un po' d'acqua e toccate prima.
che è un pozzo dove insomma abbiamo già in passato, è stato il fulcro di manifestazioni organizzate insieme a Peppe Serroni e Sedili di Napoli, perché è stato lo scenario dove si è svolta la prima lampadoforia e anche parte della seconda. Quindi adesso ci stanno rifocillando i poveri zampognari bevendo un bicchiere d'acqua. Oddio, vabbè, dopo li leviamo. Guardate che bella che è stata recentemente restaurata la facciata di questa chiesa, che ha le colonne greche ancora in piedi. E qui, come sempre, è il palcoscenico preferito di Peppe Serroni, questo qua, diciamo, si va a ritardo. Effettivamente è molto, molto bello, guardate i incappucciati che salgono le scale. E tutti i uomini e donne in costume di fantasia d'epoca, che è un'altra associazione che si occupa di educazioni storiche, stanno salendo pian piano le scale. Guardate come sono belli questi vestiti, questi abiti d'epoca, fantasie d'epoca, questa associazione che appunto, guardate che belle cose, che bei meravigliosi abiti. Identità, questo è il senso di questa iniziativa, recupero di una tradizione, gemellaggio con una regione come l'Abruzzo, con le quali abbiamo una radice comune che è un attimino a... è durata 8 secoli. Giornata calda che sembra primavera, qua al centro storico.
poi l'edificio religioso più antico di Napoli. È stato fondato come tempio di Castro e Polluce nel V secolo a.C. e oggi è ancora luogo di culto. Vedete, le due colonne sono quello che resta di quell'antico tempio. In questa chiesa ha operato San Gaetano Thiene, nostro santo che abbiamo qua, il monumento da poco restaurato, il quale è stato il primo a Napoli, dopo aver inventato anche il presepio napoletano, che è una cosa diversa dal presepio devozionale francescano, ha introdotto il culto dei morti con un'arciconfraternita che seguiva il buon morire. Sotto ci stanno le spoglie di San Gaetano. Noi adesso scendiamo giù nella cripta qua sotto, che è una delle più antiche arciconfraternite napoletane, dove c'è anche una terra santa che sta a vista. Le terre sante sono i luoghi dove venivano raccolte le persone della chiesa dei nobili, venivano fatte con un procedimento particolare, venivano fatte essiccare, la famosa scolatura, pozzo scolà si dice, diciamo ogni tanto. Lo potete vedere giù. Giù ci aspetta il superiore dell'arciconfraternita, che è detta la Sciabica, Luciano Iovinelli, che ci racconterà questa usanza napoletana diffusa in tutto il sud per la cura dei morti. Ci sta il marchese Pierluigi San Felice di Bagnoli, che rappresenterà, lui è componente, il deputato della deputazione del tesoro di San Gennaro, che ci racconterà del rapporto fra il popolo, la città e il culto dei morti. E poi ci sarà padre Giuseppe Piccinno, che è il direttore della EDI, editrice italiana domenicana, che ha curato un libro sul culto dei morti a Napoli. Quindi chi è interessato a completare la nostra manifestazione bellissima, ringrazio tutti gli amici che sono venuti dall'Abruzzo, il sindaco ispettore Elena Coccia, che è il presidente dell'osservatorio sul sito UNESCO Napoli, che è questo qua dove siamo noi, per questa bellissima iniziativa. Chi vuole seguire ci segue giù. Grazie a tutti.